Io rappresento lo l'ingombro dell'oggetto nella vanità dell'ideologia. Questa è l'iscrizione che Fabbro appone alla base dello Spirato, una scultura realizzata dopo 5 anni di lavoro tesi a riuscire ad espellere dolcemente la materia, a trovare soluzioni pratiche, perché le lenzuola e le pieghe sono un'architettura, una geometria, come diceva nel 1998 Fabbro. Il gesso, assunto da Bartolini per il suo Nidentikit, è parte di questo processo attraverso il quale si rappresenta la trasformazione della materia in spirito e l'esperienza di un corpo nel momento in cui si sfila lasciando la memoria della sua presenza. Nel 1978 in Attaccapanni, Luciano Fabbro intitolava queste ricerche con la didascalia, dal pieno al vuoto, senza soluzione di continuità.